Una progettazione partecipata della città. Nasce l'Urban Center Latina, un'associazione che permetterà ai cittadini di avvicinarsi all'amministrazione comunale e di comunicare necessità e desideri per ogni singolo quartiere. Le adesioni all'Urban Center Latina sono già 50. Il comune metterà a disposizione un luogo dove professionisti, associazioni e cittadini potranno riunirsi con cadenza regolare. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono lanciare idee, proposte e suggerimenti, strumenti utili per dare un volto nuovo alla città. Lo riteniamo, diciamo, lo strumento per eccellenza, no? Quello della urbanistica partecipata, ma non solo per l'urbanistica, perché attraverso questo strumento si dà in mano ai cittadini la possibilità di ragionare e di progettare nuove anche forme di vissuti sociali, nuovi indirizzi che possono essere dati come spunto all'amministrazione. La vera forza di questo progetto, come di ogni progetto che abbia, diciamo, delle aspirazioni di solidità e non solo di qualità progettuale, è quella appunto di una condivisione con gli abitanti e con gli utenti stessi. Sicuramente l'Urban Center, come anche le associazioni che riescono a dare voce ai cittadini, è un'ottima opportunità per i progetti di architettura, di urbanistica e in generale per la partecipazione dei cittadini alla vita della città. Lo scopo primario è il primo scopo, sempre lo stesso, quello di collegare l'amministrazione comunale, rompendo la struttura muraria che separa l'amministrazione dalla città e agevolando i collegamenti. L'associazione poi funzionerà come uno strumento. Facciamo un esempio molto semplice da capire: è un autobus che chi vuole può prendere per rappresentare la propria idea, presentarla al comune, e viceversa che può prendere il comune per trasportare le proprie attività sulla città. Quindi è uno strumento, un grosso strumento, il cui scopo fondamentale è quello della partecipazione e condivisione. La cassa della città e del territorio la ritengo un fattore decisivo per la partecipazione dei cittadini alle trasformazioni della città, non soltanto dal punto di vista urbanistico, quello è secondario, direi, però soprattutto dal punto di vista sociale, identitario, perché quello che manca, ritengo, a Latina è l'identità del territorio. Quindi questa iniziativa, alla quale ho dato il mio contributo, anche se modesto, la ritengo veramente importantissima per il futuro della città.